Allora, mi chiamo Cristoforo, sto svolgendo il servizio civile, faccio parte dell'associazione Domenico Allegrino Onlus. Ho avuto modo di conoscere queste persone, hanno raccontato il loro modo di, la loro storia. E quello che mi ha colpito di più è che prima c'era la fame, e noi minimamente non sappiamo che cos'è la fame. Per noi la fame è crisi, sarebbe crisi di lavoro, cioè non c'è lavoro. Che prima si lavorava di più, si alzavano la mattina per andare a lavorare, con tanto sacrificio. Cioè, per esempio, tu per un posto di lavoro, diciamo, pagato anche poco, faresti questo sacrificio di alzarti presto la mattina? Sì. Lo faresti, beh. Però non è mai come prima. Prima era più sacrificante. Adesso, meno male, si va avanti, anche se c'è crisi. È più emarginato, dai, più arginato. Prima tu vuoi dire, prima c'era anche il futuro, oggi sembra che il futuro non ci sia. Cioè tu lavori per migliorare le tue condizioni. Sì. Secondo te emigreresti come tante persone che hai sentito fuori dalla tua città, dalla tua regione e dal tuo paese per un lavoro? Sì. Sì, sì. Porterebbe più fortuna a te questo? Cioè sei pronto a partire, per esempio? Ma, aspetta, però sembra una nostalgia della città. Purtroppo se una città non ti offre niente, puoi andare pure fuori.